Eccoci qua, ben trovati. Pillole di aria fresca. Oggi parliamo di Onlus insieme a un'amica, Bianca De Pascalis. Ciao Bianca, ciao, ben trovata. Grazie. Tu fai parte di un'associazione. Ci dici il nome, ci racconti qualcosa dell'associazione, quando nasce, di cosa si occupa. Certo. Allora, l'associazione si chiama La Quercia Millenaria Onlus. Mm-hmm. Dov'è? Dov'è questa? Allora, ha come sede, sta a Roma. A Roma. Mm-hmm. Ed è un'associazione che si occupa di tutte quelle gravidanze che durante un percorso gli danno una diagnosi infausta, quindi alcune volte gli danno una diagnosi di feto terminale o feti con patologie. L'associazione si avvicina a tutte quelle famiglie che decidono di portare avanti la gravidanza. Ah, quindi, siamo famiglie che l'hanno vissuto. Quindi tu in prima, mi permetto, tu in prima persona hai vissuto questa esperienza e hai deciso di occuparti di questa cosa. Certo, io la mia seconda gravidanza, parliamo del 2007, ben 11 anni fa, durante la morfologica mi dissero che il feto che portavo in grembo aveva una patologia, una malformazione che non era compatibile con la vita e mi dissero subito di interrompere la gravidanza. Ecco, a questo punto cosa scatta dentro una persona? Perché... tantissime emozioni. Perdonami, se sembrano domande scontate, purtroppo però penso siano obbligate. Certo, quindi cosa certo. Scatta? Scatta lì per lì, viene subito perché a me, la prima cosa che io ho provato in quell'istante. E poi io ho detto cosa posso fare per questo bambino, perché non voglio fare un aborto terapeutico come lo chiamano. Mm. E quindi ho iniziato tramite un'amica, ho trovato l'associazione La Quercia Millenaria Onlus. E ho iniziato a fare questo nuovo percorso. Ora te fai parte di questa associazione. Faccio parte di questa associazione perché nel 2004, mm-hmm. nel 2003, è nato Jonah. Ma Jonah aveva stato diagnosticato anche lui una diagnosi infausta, quindi un feto terminale, un bambino che doveva essere abortito, la famiglia l'ha portato avanti. Mm-hmm. Jonah oggi ha 15 anni, quindi questi genitori si sono uniti e hanno detto non vogliamo aiutare altre famiglie. E quindi è stato tutto quanto un aiutarsi e un capirsi soprattutto. Non capirsi. Quante famiglie incontrate durante l'anno? Diciamo molte. Tante. Tante, tipo? Tipo... Perché noi, sai, non ci immaginiamo perché non sono neanche cose delle quali si parla neanche volentieri, diciamo la verità. Da 11 anni sono cose che molto io... intime anche, si vuole informare, esatto. Ma sono cose intime. Da 11 anni che io faccio parte di questa associazione, ne ho conosciute più di 50 nella zona di Pisa Livorno. Soltanto a Pisa Livorno? Sì, sì. Tu sei di? Io sto a Livorno, so. Stai a Livorno, ma sì. sei di Lecce, mi dicevi, giusto? Sono nativa a Lecce, sei nativa, sì. Cittadina bellissima. Grazie. Che ho anche frequentato. E il vostro progetto qual è? Aiutare più famiglie possibili, perché anche quando davanti a una diagnosi infausta, c'è sempre una speranza, anche quando un bambino non ce la fa, come mio figlio Gabriele, dopo 34 giorni ci ha lasciato. Però il non mollare mai, il non dire ho fatto tutto quello che potevo fare, ti ho accompagnato fino alla fine, ti ho amato, è molto fondamentale ed è anche un discorso anche per superare un lutto. Certo, quindi praticamente tu hai partecipato alla vita, partecipi alla vita del figlio, non è che prepari il lutto, eh? Sì, no, partecipa alla vita, esatto. Ma soprattutto si affronta anche un lutto, perché una perdita di un figlio è un lutto, quindi certo. Come affrontarlo, come, appunto, è la mia seconda gravidanza, era quindi avevo mia figlia che quel tempo aveva 4 anni, come raccontare a Vanessa che il fratello non c'era più, e questa la situazione ti dà una mano a parlarne, a spiegarne, e poi soprattutto ti mette a fianco medici, ginecologi, psicologi, competenti che danno questo servizio in maniera gratuita. In maniera gratuita, molto importante. Senti, avrete un sito internet, una pagina social, ce lo dici? Certo, sì, www.laquerciamillenaria.org. Poi trovate su Facebook, Instagram, La Quercia Millenaria Onlus. E quindi è un aiuto per affrontare una cosa assolutamente complicata. Certo, certo. Poi siamo stati riconosciuti come il primo Peritan Hospice d'Italia. Uh-huh. Quindi è stato riconosciuto come l'associazione tutto quello che facciamo in tutti questi anni, facciamo convegni, facciamo corsi e aiutiamo più famiglie possibili. E tantissime volte bambini, genitori che tornano a casa con i bambini nelle proprie a casa in braccio
Sì. perché appunto anche se hanno dato una diagnosi infausta, alcuni medici che hanno visto la stessa ecografia e tutto quanto hanno detto no, si può fare qualcosa, hanno cominciato a fare delle cure e tutto e i bambini ce l'hanno fatta. Allora ti dico grazie mille per la tua testimonianza, la faccio millenaria, onus, ciao.